Salve a tutti ragazzi, sono Chiara e adesso vi faccio l'unboxing del Final Fantasy X X2 HD Remaster. L'ho preso al day one, però questo video credo che lo caricherò sabato. Questo qua è la limited edition che ho preso. Due grandi avventure che hanno segnato un'epoca, ora una splendida alta definizione. Più di 200 ore di gioco, inclusi contenuti mai pubblicati fuori dal Giappone. Grafica interamente rimasterizzata con una colonna sonora riarrangiata. Allora, la colonna sonora. Alcune musiche non mi sono piaciute da come le ho sentite su YouTube. Ci sono rimasta un po' così. No! L'edizione limitata con l'artwork da collezione, 48 pagine con immagini, bozzetti e del meraviglioso mondo di Sfira. Scusate l'emozione, ma sono emozionata, ero contentissima. Quando l'ho preso ho detto, ah! Questa è la guida strategica, che c'è anche un errore, ho scoperto. Adesso ve le apro. Cercherò di aprirle. Scusate. Aspettate. Che con una mano non so se riesco a fare qualcosa. Vediamo se riesco. Perché sono in bilico. Facciamo così. Allora. Le sto aprendo per voi. Allora, è uscito nel 2001, se non erro. Io ho ancora la vecchia copia ed è uscito per Squaresoft. Scusate. Qua possiamo vedere una scatola che contiene. Oh, sembra molto le scatole tipo di Tales of. Questo qua è il gioco. E ci si può scaricare anche il vestito per Lightning. Io non so, questo è il boxetto. Qua c'è tutto, le pagine, che bello il lago, tutte firmate anche, ci sono Ifrid, Yojimbo, Shiva, le varie artwork del gioco, Anima e Alura, mi tremano le mani ragazzi, sono emozionata, Anima, Bahamut e... Oh cazzo, il cavallino come si chiama già? Vabbè, mi verrà in mente. Oppure metterò la nota. Poi ci sono i vari mostri. Qua. Cioè, proprio quella che mi interessa e non mi ricordo il nome. Qua c'è Seymour nella terza versione. No. Seconda trasformazione mi sembra. Se non erro, sì, Molboro, questo schifoso che si rincontrerà all'inizio del gioco e poi verso quando bisogna entrare nel tempio per prendere anima. Behemoth, lo schifo che si incontra all'inizio. Questo chi è? Un guerriero, a caso. Mihen, Haigorad. Io lo adoravo questo, però ero un bastardone batterlo, io lo amavo. È bellissimo, io lo amo. Allora, poi vediamo. Ah, ok. Qua vediamo Tidus. Yuna. Chimera. E questo Gaul, non mi ricordo più. Le balle di, come si chiamano? Del blitzball. Qua i vari simboli del blitzball che bisognerà poi giocarlo come missioni secondarie per fare alcune cosette. Qua siamo delle artwork del Final Fantasy X-2. Questo è Dark Bahamut. Sì.
Mi sembra Dark Vamos, perché bisognava affrontarlo anche nel 10-2. Qua, tutta la scalinata che si doveva fare. Qua. Qua siamo nei sotterranei di Bevel. Questo è il... Qua c'era anche una scena divertente dove c'erano in costume da bagno le ragazze. Qua è dove si fa tutta la scalata per prendere la prima luxfera, seconda, diciamo, seconda luxfera. Questo è un'immagine dove c'è il concerto e qua c'è il momento tragico dove vediamo Vegganung, che è ancora in attivo, e Yuna si sogna tutti i ricordi di Ren. Questo qua è l'artbook. Poi questo è il gioco. Scusate. Allora, cercherò di aprirlo velocemente. Anche per... Ah, ecco qua. Qua è il gioco. Anche se io avrei preferito una bella copertina un po' classica. Vabbè, qui c'è il... Questo è dove si scarica il coso. Poi questo è per la Square Enix, bisogna registrarli. Sono questo è DLC, questo è per scaricare, per registrarsi alla Square Enix per dire l'ho comprato! Questo è il libretto! Ma il libretto del Final Fantasy X era più bello al tempo! Vabbè. Questo qua è il gioco. Ok, aspettate ragazzi, mi stanno tremando le mani dall'emozione. Sono contentissima. Allora, scusate ragazzi, mi tremano le mani, non ci credo ancora. Ok, poi vediamo la guida. Scusate, devo aprirvela. Questa qui è stata pubblicata dalla Branding Games, che ha fatto anche Crisis Core, ha fatto anche, come si chiama? Il Kingdom Hearts 358 Days 2. Scusate, scusami guida, ma ti devo aprire. Ah, che bello. Questo qua è la guida. Questa era una delle copertine dentro al libretto del vecchio Final Fantasy. Bisogna stare attenti che questa... Ci sono varie cose e vi dico anche una curiosità, perché vi verrà da ridere, perché nella pagina 120, sono sicura al 1000 per 1000, cioè qua vedete tutti i simboli, ma qua mi sa che dovrò scrivermeli io, facendo che balle della serie facciamo un gioco con te. Segnaci tutto. Comunque ragazzi, questo è l'unboxing. Spero che vi sia piaciuto, perché non è che posso farvi vedere tutta la guida. Però è bella, eh. È bella grossa. Io per fortuna ho le vecchie due guide del 10 e del 10-2. Questo qua è il mio unboxing del Final Fantasy, che è uscito, sperando che... No, scusate. Sono emozionata, mi tremano le mani ragazzi, talmente sono contenta. E questo qua è il gioco, spero che vi sia piaciuto l'unboxing. Ditemi se l'avete preso anche voi. Vi dico, se avete bisogno delle pagine del PDF, ve le elenco, le pagine mancanti ve le elenco sotto al link, che ce le ho trovate in giro. Quindi ve lo consiglio e ciao alla prossima, grazie ancora e ora ci gioco, ciao!